Eccomi qua, oh yeah. Militare, vedete che qua addirittura si veniva qua, ci si sedeva lì, vedete che c'è il buco, ci si sedeva lì, una sorta di gabinetto da trincea, ci si sedeva lì e la cacca andava giù, e dopo tramite quel canale lì, con l'acqua, qua veniva versata dell'acqua, vedete che c'è il canaletto, l'acqua spingeva giù la cacca. Interessante, perché? Perché i militari qua magari dovevano rimanere qua mesi e mesi, venivano su qua, qua c'erano provviste, cibo, armi, ricambi di vestiti, ovvio, e dovevano stare qua mesi e mesi, e allora c'è pure il gabinetto militare, il gabinetto da trincea. Curioso, interessante, perché andare fuori dalla trincea, saltare fuori per fare i propri bisogni, era pericoloso, dovevano sempre rimanere in trincea. Qua si scende, sì, si scende, no. Dopo che non scegli io continua. Ah, qua finisce qua. Eh sì, qua finisce. Ah. Continua fino a giù là. No, va che va avanti, va avanti. Non l'avevo visto là sopra. Oh, qua ci sono foglie e sassi. E qua è un po' pericoloso. Ma comunque qua va avanti. Ma qua sto attraversando un torrente. Quando piove qua. Acqua. Qua continua e qua non è messo tanto bene, c'è palta, per quello che vi dicevo, prendete
gli scarponi quando se dovete venire su qua. Guardate, i miei scarponi stanno affondando letteralmente. Non venite con le scarpe di gomma perché mi impiastrate tutto di terra. Almeno gli scarponi qua su, io, questi qua della sportiva, sono comodissimi, non costano neanche niente e tengono sia dal freddo che dall'acqua. L'acqua non passa. E io sono venuto da là, adesso vado a visitare. Oh, qua c'è un pantano, cioè, oh, sto sprofondando dentro. Tanto l'acqua non passa. Quasi sprofonda letteralmente nel un pantano qua. Ci sono centimetri e centimetri di depositi e foglie. Comunque io sono curiosissimo, voglio vedere anche questa galleria qua. Pensa, c'è un'altra galleria qua. Qua c'è un cartello, linea Cadorna, ridotta in galleria, altra galleria. Oh, che pantano qua. Ridotta in galleria. Aspetta. Come bel fresco qua, si sente già l'aria che viene giù, l'aria fresca che viene giù dalla galleria. Wow. Metto la torcia frontale e tutte le volte io la tolgo perché mi dà un fastidio. Ecco. Ah, questa è bella lunga, anche questa, come galleria. Caspita. Caspita, bella lunga, eh. Oh yeah. Andiamo. Ah, è solo la solita frescura. Ah, qua c'è un'uscita. Vediamo. Ah, qua c'è una postazione per mitragliatrice, come era segnato nel pannello informativo. E di qua invece ci sarà un'uscita. No, altra postazione. Niente, nessuna uscita, altra postazione. Bella farfalla che c'è. Ok, andiamo avanti. Questa è proprio scavata nella roccia. Ah, qua c'è una stanza, anche qua. Entro. Sì. Ah, come si sta bene. Bel fresco. C'è un'altra galleria laterale. Vediamo dove porta. Ah, un'altra postazione. Ah, due postazioni qua. Due postazioni.
Poi come passo qua? Occhio alla testa. Eccoci. Dove siamo usciti? Ho perso un po' l'orientamento. Ah, basta, dopo finisce qua. Finisce. No, no, finisce qua. Finisce tutto qua. Qui si va nel bosco, niente. Questa è una falsa, un sentiero. Non è che uscivano i militari proprio per avvistare. Ok. Vi ho fatto vedere un po' in questi video la linea Cadorna di Cassano Valcuvia. Adesso torno indietro, mi fermo a mangiare qualcosa perché ormai è mezzogiorno, ho un po' fame, un po' sete. Ok. Spero che vi sia piaciuta l'esplorazione che vi ho fatto vedere. Iscrivetevi al canale. Commentate, fate quello che volete. E vi saluto ai prossimi video, alle prossime esplorazioni ovviamente. Vi anticipo che quest'estate andrò in Austria, vi farò vedere un po' il Tirolo. Ecco, vi farò vedere qualcosina da lassù. E siamo a luglio, buone ferie, buone vacanze a tutti, buon relax, ci vuole anche quello, oltre al lavoro. E vi saluto. Ciao.